Ah, ragazzi miei, già devo fare sto video con un febbrone che fa paura. Ho visto la partita, mi è salita pure la febbre. Sconfitta meritata, ragazzi. Primo tempo soprattutto abbiamo fatto cagare. Primo tempo soprattutto abbiamo fatto cagare. Abbiamo perso tutti i duelli, tutti i contrasti fisici. Loro hanno giocato con cattiveria, con agonismo e per carità. Apro una piccola parentesi e la sconfitta resta strameritata. Sconfitta resta strameritata, non c'è un cazzo da dire, però. Se dopo 12 minuti espelli giustamente Cigarini, io non credo che il Cagliari poi faccia questa partita, onestamente. Ma comunque, per come è andata la partita, abbiamo meritato di perdere. Però tu intanto dammi quel rosso là e cambia tutta la storia. Non mi voglio attaccare a questo perché oggi abbiamo fatto cagare, soprattutto il primo tempo. Oggi abbiamo perso di squadra. Se le altre volte abbiamo vinto di squadra, oggi abbiamo perso di squadra. Ho visto una squadra che non ha lottato, non abbiamo vinto un cazzo di contrasto. Arrivavano sempre primi sulle seconde palle. Ho visto una difesa oggi fare acqua da tutte le parti. Oggi la prima partita che la difesa malissimo, malissimo. Abbiamo sofferto la fisicità di Cepitelli sul gol. Poi la punizione là non c'era manco. Là il fallo di Skriniar non c'era manco. Cioè il Cagliari ha fatto dei gol che arrivano su episodi dubbi, ma il Cagliari li meritava tutti 3 gol oggi. Anche se Barella poi ha sbagliato il rigore là alla fine. Ma il Cagliari 2-3 gol oggi li meritava tutti. Handanovic è rimasto di sasso 2 volte nei primi 2 tiri. Poi ha fatto un miracolo su João Pedro. Ma insomma, secondo me, sui 2 gol poteva fare qualcosa di meglio. Oggi malissimo la difesa. Skriniar oggi tanto disattento. Mai visto così in difficoltà Skriniar, ma anche De Vrij. Terzini bloccati. Mai una cazzo di sovrapposizione. Mai, quelle sono le caratteristiche loro, lo sappiamo. Samoa non ha fatto mai una sovrapposizione. Vesino, figlio mio, di nuovo, cioè con Rapid Vienna, hai fatto una buona partita, hai segnato, però cazzarola. Tra Vesino e Barella, ragazzi, ci sono 10 categorie di differenza. Io ieri ho detto che Barella non vale 50 milioni, per me lo continuo a ripetere, ma per come ha giocato stasera, Barella era ovunque. Barella era ovunque e meriterebbe i 50 milioni, quello visto stasera, se giocasse sempre così tutte le partite. Era ovunque, ha dominato da solo tutto il nostro centrocampo, cazzo. Tutto il nostro centrocampo, oggi dell'Inter, salvo solo Nainggolan per lo spirito, Lautaro che ha fatto un bel gol, si è battuto, ha preso il palo. Nel secondo tempo, probabilmente, vista la partita in bilico, 2-1, e probabilmente meritavamo più di 2 gol sotto, più di un gol di scarto, ma 2 sotto. Nel secondo tempo forse l'Inter avrebbe meritato pure il pareggio, vista la partita in bilico, vista la partita in bilico perché ci siamo mangiati l'impossibile. Borca Valero, cazzarola Borca, c'hai i piedi, c'hai dei bei piedi, ma là non puoi non prendere la porta, dai, come cazzo si fa, ragazzi, come cazzo si fa? Mandi a sedere uno e tutto lo specchio della porta libera la spari al terzo anello. Politano, la sponda di Lautaro. Politano in porta, tutta la porta gliela tira addosso. Ma come cazzo si fa a sbagliare sti gol? Dai, dai. Perché queste sono partite pure che poi se fai cagare, soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo un pochino meglio, ma comunque la prestazione non è sufficiente. E l'Inter ha fatto dei passi indietro notevoli rispetto alla partita con la Fiorentina, l'altra partita che abbiamo giocato. Con la Samp. Domani il Milan cazzarola ci supera pure, oh. Guardate i 3 punti con la Fiorentina come pesano. Per carità, pesano pure quelli che hai buttato nel cesso col Bologna. Pesa tutto. Pesa tutto. Però io dico una cosa, no? Io dico una cosa. Non è che noi facciamo cagare e gli arbitri quindi. Cioè, non è una cosa matematica. Io ripeto, non mi voglio appellare all'arbitro. Però cazzarola, se mi dai una superiorità numerica dopo 12 minuti, la partita è un'altra. Cambia la partita. Probabilmente l'Inter avrebbe fatto cagare uguale, ma il Cagliari non sarebbe stato così aggressivo in campo. Poco ma sicuro. Poco ma sicuro. Oh, per Dio. Oggi tengo un febbrone da paura. Non so manco come sto facendo a fare questo video, ragazzi. Incazzato nero. Vedevo la partita, febbre a 90. No, no, a 40, a 90 proprio. Perisic oggi hai fatto schifo. Oggi sei tornato Perisic di mesi fa. Oggi, cazzarola, non hai vinto uno contro uno. Non hai messo manco la grinta in campo. Non hai vinto un contrasto, cazzarola. Capolitano pure. Il reparto offensivo, tolto Lautaro e tolto Nainggolan, non ha inciso oggi. Cioè,
caso Icardi a parte, e apro una parentesi, vergognosi, vergognosi, ho dato un'occhiata nei social a fine primo tempo. Icardiani scandalosi, godo, godo alla faccia voi. Madonna mia, dovreste vergognarvi, cazzo, non aspettavate altro. L'ho capito, no, che il caso del signorino è un altro caso. Se questa squadra non ha gioco, non dipende dalla presenza o meno di Icardi. Ho capito, no, che con Icardi in campo abbiamo perso pure col Bologna. C'era lui quando abbiamo perso le ultime partite. Voi godete perché ha cioè, non ho parole perché ha perso l'Inter. Aspettavate questo? Io non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Oggi, ripeto, la sconfitta è meritata. Sconfitta è meritata, non c'è un cazzo da dire. Spero solo che il Milan non vinca domani, ma come fa a non vincere a San Siro contro il Sassuolo, cazzarola? Abbiamo buttato nel cesso tutti quei punti, arbitri a parte. Arbitri a parte, ripeto. Perché con la Fiorentina là sono 3 punti. Per carità, arbitri a parte, però hai buttato nel cesso troppi punti, troppi punti. E oggi hai fatto vedere i tuoi limiti tecnici. Barella ha una cifra ragionevole, andatela a prendere. Ha una cifra ragionevole, per me, perché io comunque sono per i profili che aumentano la qualità. Oggi Barella è tuttocampista, ha giocato a tutto campo, ha dato qualità, quantità, passaggi, contrasti, aggressività. Lo metti vicino a Brozovic, oggi anche Brozovic molto male. Non l'ho mai visto così, Brozovic. Ma abbiamo sofferto l'aggressività del Cagliari, ragazzi. Non uscivano dalla nostra area di rigore perché ci pressavano alti, con le 2 punte. Paoletti oggi ha vinto tutti i duelli. Sarei curioso di vedere il dato dei contrasti persi nostri e vinti del Cagliari. Li hanno vinti tutti, non abbiamo vinto un rimpallo. Non è culo quando vinci rimpalli, è la cattiveria. Oggi non c'era la gamba. Oggi non c'era la gamba. Non so, io mi aspettavo la reazione. Dopo la Fiorentina, cazzarola, mi aspettavo la reazione dopo la Fiorentina. Una reazione con le palle, soprattutto perché il gruppo per me è più compatto adesso, sembra più compatto. I limiti tecnici restano, ma l'armonia del gruppo sembra più compatto. Poi c'è qualcuno che da fuori tenta di sconquassarla, perché insomma, una persona che ieri, anziché pensare a Cagliari Inter, si è messo davanti a fare polemiche con la società, di sicuro non ti aiuta, per quanto mi riguarda. Ma adesso non posso essere così ingeneroso a dare la colpa a lui della sconfitta, perché non c'era in campo. Oggi la colpa è la loro. Oggi la colpa è la loro. E la loro è di un Politano evanescente, di un Perisic che. Politano, la porta la devi azzeccare, cazzarola. Sul mancino là devi far gol. Devi far gol. Perisic, visto che tu adesso sei sull'occhio del ciclone, perché adesso la gente vede questa tua faida Icardi-Perisic, tu in campo adesso devi smazzare tutte le partite, devi fare la differenza tutte le partite. Oggi male, ho visto un buon Nainggolan, bravo Nainggolan, ha fatto un bell'assist a Lautaro, anche Lautaro ha giocato bene. Cazzarolo, 1,74 le prendeva lui di testa, e dietro non ne abbiamo presa una di testa. Dietro non ne abbiamo presa una, siamo stati divorati fisicamente. Ripeto, il giallo non dato a Cigarini per me ha favorito questo atteggiamento aggressivo del Cagliari. Perché se resti in 10 dopo 12 minuti, cambia la partita. E là c'era il secondo giallo. C'era il secondo giallo tutta la vita. Il rigore di Asamoah ci sarebbe stato qualora Pavoletti non la prendeva di braccio, perché ha fatto testa a braccio e è andato sul braccio di Asamoah. Cazzarola, ragazzi, mamma mia, che rabbia. Tengo pure la febbre. Che venerdì del cazzo. Che venerdì del cazzo. Abbiamo dato vinta agli icardiani che oggi fanno festa. Che vergogna, cazzarola, che vergogna. Ripeto, no, non chi ha simpatie Icardi e dice Icardi, come avete visto, non è il problema dell'Inter. No, io ho visto sui social gente godo, scrivere godo, ma ci rendiamo conto? Perché ha perso l'Inter oggi. Io l'ho detto anche nei commenti sotto i video di Icardi. Voi mi avete detto, tanti di voi, Luigi, ma quindi secondo te il problema dell'Inter è Icardi? Icardi è un problema, ma i problemi tecnici dell'Inter restano. Io sono il primo che a giugno, ripeto, voglio una rivoluzione tecnica in questa squadra. D'Ambrosio ci mette il cuore, ma non puoi avere dei terzini così bloccati. Anche Asamoah male.
Cioè, non hanno fatto una sovrapposizione tutta la partita. Si è dovuto allargare Nainggolan per fare una sovrapposizione. Samoa ha bloccato ogni cazzo d'azione. A centrocampo tolto Brozovic. Oggi Brozovic non ha giocato, infatti abbiamo fatto cagare. Un po' di possesso palla abbiamo visto con Borja Valera in campo, che si è mangiato un gol quanto una casa. In attacco il pallone non arrivava manco. Lautaro ha lottato come ha potuto e per me ha fatto una buonissima partita. Per me Lautaro è il migliore in campo con Nainggolan. Gli altri due, Politano. Politano e Perisic, scandalosi. Candreva, mortacci tua, mortacci tua. Entri Cazzarola, entra Ranocchia, anziché crossare il pallone va a tirare da 30 metri. Ma come cazzo si fa, oh? Come cazzo si fa? L'area di rigore intasata va a tirare il genio. Vabbè, raga, chiudo questo video, mi vado a prendere la tachipirina. Che serata di merda, sconfitta meritata. Purtroppo soprattutto il primo tempo, soprattutto il primo tempo. E ripeto, non mi voglio però aggrappare agli arbitri, perché oggi abbiamo meritato di perdere. Anzi, vi dirò di più, il primo tempo, se finisce 3-1, non c'è un cazzo da dire. Il risultato sarebbe stato giustissimo. Però dal momento in cui c'è un doppio giallo grosso quanto una casa Cigarini, dallo. Perché cambia la partita, Cazzarola. Il gol del Cagliari viene su un fallo di Skriniar che non esiste, l'hai pure ammonito. L'hai pure ammonito, si sono menati tutta la partita. Skriniar anche per questo oggi non era lucido. Perché Pavoletti lo ha messo in tensione nervosa tutta la partita, si sono caricati e presi ammazzati. Oggi ci hanno devastato dal punto di vista fisico. Chiudo il video, ragazzi, vaffanculo proprio. Che amarezza. Fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video. Sostenetemi almeno voi con un cavolo di like, ragazzi. Fare video con la febbre a 40 non è una bella cosa. Ciao amici, sempre ama, vedremo domani che cazzarola farà il Milan.